E eccoci qua ragazzi, siamo di nuovo su City Car Driving anche oggi, andremo a continuare la carriera dove ci eravamo lasciati, andremo a fare l'esercizio slalom senza perderci in chiacchiere, lo iniziamo e proviamo a prendere le 2 stelle almeno in questo, anche se è difficile perché ci fermiamo, iniziamo il percorso. Avevo detto che la tastiera è molto difficile da fare. Ho oltrepassato la linea dello stop, però è andato abbastanza bene, vi devo dire la verità, rispetto ad altre volte che naturalmente l'ho già provato prima di portarvelo qui sul campo. Tutte quelle che dicevo, vedete, il volante è di fondamentale importanza, quindi potete fare questo genere di esercizi dove è richiesta una certa manovrabilità. Si è spento il motore, ma state, non lo so. Ok, oh ragazzi, abbiamo preso le 2 stelle. Dicevo, se state anche per prendere la patente, magari vi consiglio di comprarlo perché è una cosa molto molto utile e diciamo bella anche da fare. Col volante viene veramente bene. Facciamo questo esercizio dosso. Probabilmente dovremo superare un dosso, non lo so, non mi ricordo. Ok, sì. Sarebbe la partenza dosso. Ah no, scusate, mi sono scordato di fermarmi davanti alla linea. Mi raccomando, se vi sta piacendo scrivetemelo nei commenti, lasciatemi un like. Mi scordo sempre perché vedo la linea di stop, allora dico no. Ok, sono fermato ragazzi, ok. Mettiamo il freno a mano e dobbiamo proseguire. Io vado semplicemente ad aumentare il giro, lasciare il freno a mano e vado, perché col volante si potrebbe fare molto meglio, perché avete il freno, potete bilanciare la frizione, viene meglio. Io con la tastiera posso fare solo questo. Andiamo a fare questa lezione guida in città, che sarà un po' più lunghetta delle altre perché ci andremo a esercitare un po' nella guida in città, nel traffico un po' mischioso. Un'altra pecca di questo gioco, devo dire, è il caricamento delle missioni in generale. Quando voi andate a cliccare guida ci mette un'infinità per caricare. Non so a cosa sia dovuto, l'ho visto da diverse persone questa cosa, quindi non è il mio PC o vabbè vario. Vi ricordo sempre di guardare il sito del gioco perché ci sono anche alcuni interessanti mod, ad esempio nel forum, che vi porterò più avanti. Allora, iniziamo con questa Fiat Panda, direi. Vediamo un po'. No. Siamo la prima. Yeah.
a sinistra il militargrigrafo, che hanno introdotto anche quello dell'ultima versione. Adesso ci dice di parcheggiare a destra. Io direi di prenderci questo bel parcheggio e farcelo. Parcheggio in parallelo. Allora, smettiamo la retromarcia. Qui purtroppo ci spostiamo un po'. Ok, così, in modo da vedere il retrovisore. Non è vero perché si vede peggio, però così dovremmo farcelo. Ok, e andiamo un po' avanti. Parcheggiamo la macchina con il freno a mano, mettiamo a folle e spegniamo. Rispettiamo le norme in città, guida in città, e avevamo quasi preso le 3 stelle. Ci ha sbloccato, come vedete, la categoria principiante, un nuovo territorio e una nuova auto. Perché non abbiamo preso le 3 stelle? Probabilmente perché non ci abbiamo messo più di 5 minuti. Va bene, ragazzi, direi che anche per questo episodio è tutto. Come sempre vi invito a lasciare un mi piace, a scrivermi nei commenti se la serie vi sta piacendo. E iscrivervi al canale, mettere un mi piace alla pagina Facebook per non perdervi le novità. E direi che ci vediamo con il prossimo episodio. Ciao a tutti!